Allora, eccoci con il consueto appuntamento con i top e i flop del mese, stavolta del mese di febbraio 2012, e sempre in collaborazione con Stefania, quindi Lady Rider 83. Ciao tesorina! Non ho tantissimi prodotti da mostrarvi questo mese, però qualcuno c'è. Uno in particolare me ne dimentico in ogni video perché ce l'ho sulla mensola e puntualmente mi dimentico di farvelo vedere e partiamo proprio da quello. Qui è da Natale che ve lo devo far vedere. Ve l'ho fatto vedere? No, non ve l'ho più fatto vedere. Comunque, era uno di quei profumi usciti appunto a Natale di Pupa. Ma è qualcosa di favoloso, cioè è diventato il mio profumo questo. Quanto è buono! È un po' floreale, però è dolce. Però non è né troppo dolce né troppo floreale. È un mix perfetto secondo me. Quello lì con questo fiore qui. E ovviamente lo tengo come soprammobile per ovvi motivi perché è molto molto carino. Ma cioè, se capitate in profumeria, provate a sentire il profumo perché è veramente. Ok, che è soggettivo, però a me piace da impazzire. Anche perché comunque resta delicato addosso, o almeno sulla mia pelle. Poi, ovviamente, i profumi, a parte per il fatto che sono la profumazione, può piacere o non piacere. A seconda dei gusti, ma poi dipende molto anche dalla pelle, quindi capace che un profumo che a una mia amica sta benissimo, a me sta da schifo. Però comunque sia, a me quello lì piace da impazzire, quindi ecco, se capitate in profumeria annusatelo perché è qualcosa di sublime. Poi un altro top, anche questo qui, cioè non ci penso mai a metterlo nei top, però effettivamente lo uso tanto e non ne faccio proprio a meno, è l'acqua termale di Avène. Dai, puoi farcela. Questa qui. Io mi vedete con quella lì piccolina perché praticamente mia mamma ha comprato la confezione grande e insieme c'era anche quella lì piccolina. Io per i trucchi mi trovo comodissima con questa qui piccola perché quando è che devo andare a bagnare il pennello, insomma, non sto col bottiglione a spruzzare sul pezzettino piccolo, quindi mi trovo comodissima con questa. Quindi è ottima appunto per applicare gli ombretti bagnati e io la uso anche quando la sera mi strucco. Ci sono delle volte che la pelle mi pizzica per svariati motivi che vabbè, e ci spruzzo un po' di questa e si calma proprio. Quindi è ottima, veramente di questa qui non ne farei mai più a meno perché è fenomenale, è semplice acqua termale. Poi un altro top. Dalla Ginza Rosis questo rossetto gloss stick, come lo vogliamo chiamare, rossetto lucido effetto gloss, ecco appunto lo 01, che poi è quello lì che ho sulle labbra, lo faccio vedere, e praticamente questo le lucida e fa risaltare semplicemente il colore delle vostre labbra. Poi, avendo questi micro glitterini all'interno, dà tantissima luce al viso. Guardate che mi pulisco. Anche come durata, per essere comunque gloss, ha una buona durata, cioè un paio d'ore ci dura. Certo, tra un paio d'ore non sarà più così, però comunque ci dura. Poi, un prodotto che non so se mettere nei promossi o nei bocciati, sinceramente, ma che un pochino mi ha delusa, quindi più verso i bocciati, però comunque lo uso perché se ben combinato comunque riesco ad utilizzarlo. Allora, nella rivista Elle del mese scorso, se non sbaglio, usciva questo mascara Miniitalia di Dior. Dior, metti un po'. No. Come si chiama? Dior Show, che ha questo scovolino qui. È buono, perché l'effetto è buono, cioè, senza dubbio, però dovete saper lavorarci, cioè se dovete applicarlo di corsa la mattina, non, o almeno io, se devo applicarlo la mattina di corsa, senza poterci stare troppo attenta, mi esce un effetto che proprio non mi piace. Se mi metto lì a starci un pochino più attenta e lo combino con il top coat di Kiko, insomma, un po' di cosine, un po' di trucchetti così, con il separaciglia dopo, però comunque sia non mi soddisfa. Poi devo ancora imparare a utilizzare questo scovolino, che comunque l'idea è anche buona perché riesco comunque a metterlo anche proprio qui all'interno perché ha questo scovolino che si fa più piccolo.
all'inizio. Questo qui è ottimo. Riesco a metterlo benissimo sulle ciglia inferiori, fenomenale anche lì. Però per il resto non lo so, non mi soddisfa decisamente. Ora è troppo poco che lo sto provando, quindi non lo posso mettere ancora nei preferiti. Però questo qui è diventato il mio amore. Adorabile proprio, mi piace da impazzire. Quindi questo per i miei gusti, o almeno a me questo qui, ma piace molto di più, mi piace di più l'effetto che dà sulle ciglia, eccetera, eccetera. Bocciati, un promosso. Che ho detto? Tre bocciati, metto solo un prodotto per fortuna, però vale per tanti perché comunque non ricordo bene il prezzo, ma sicuramente non l'ho pagato poco perché l'ho preso insieme ad altre cose, quindi non ricordo i singoli prezzi. L'avevo preso in occasione della Fiera dell'Estetica di Roma e prometteva di essere il prodotto dei prodotti, eccetera, eccetera. Me l'avevano anche testato lì al momento, la Nail Artist dello stand, però dopo che l'ho provato a casa, sinceramente mi trovo a doverlo bocciare. È un primer per labbra di questa marca qui e dovrebbe essere peraltro, diciamo, naturale. Non vi so dire perché non ho. Sono andata a controllare l'inci, comunque eccolo qui. Non so se ad occhio e croce riuscite a vedere qualcosa. Comunque, appunto, dovrebbe essere un primer labbra. La Nail Artist lì me l'ha usato appunto come primer labbra 7 grammi. Vedete, comunque è piccolo, molto piccolino. Ed è praticamente un gel trasparente. La ragazza me lo. Il profumo è ottimo. La ragazza me lo mise prima del gloss addirittura, quindi promette bene. Ovviamente va messo prima di cominciare a truccarsi, in modo appunto che le labbra cominciano ad ammorbidirsi. Effettivamente voi appena lo applicate, cioè sentite proprio le labbra morbide, sentite proprio la differenza subito. Il problema è che dopo circa un'oretta le mie labbra, quando uso questo qui, diventano di un secco che devo starci poi 2 giorni con il burro cacao proprio di continuo per farle ritornare morbide. Mi dispiace perché, cioè, prometteva proprio bene, invece no. Però ecco, almeno su di me ha questo effetto, non so se sugli altri non lo fa, ma su di me ha questo effetto e non mi piace. Mi dispiace perché sicuramente l'avrò pagato neanche poco. Comunque, con questo è tutto, io mando un altro bacione a Stefania. Ciao tesorina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!